Una comunità in festa, quella della parrocchia di San Pier Damiani a Casal Bernocchi, nella periferia sud di Roma, accoglie in una domenica pomeriggio di sole Papa Francesco. Per la sua 15ª visita ad una comunità della sua diocesi, il vescovo di Roma, venuto quasi dalla fine del mondo, ha scelto un quartiere dormitorio con pochi servizi e luoghi di aggregazione, ma ricco dell'entusiasmo di centinaia di bambini e ragazzi in festa e della fede di una comunità viva. Nel centro sportivo vicino alla chiesa il Papa incontra i piccoli e i giovani del catechismo, gli scout e i ragazzi della scuola calcio, che gli donano un volume con i loro disegni e le loro domande. «Come possiamo aiutare Gesù a salvare il mondo?» chiede uno di loro. «Con la preghiera», risponde il Papa, «con la vostra gioia ma anche rispettando le persone, anche quelle che non vi vogliono bene, pregando per loro come anche per i genitori che si sacrificano per voi». Infine confida ad un piccolo calciatore di non essere stato bravo col pallone da ragazzino. Mi chiamavano pata dura, gamba dura e per questo di solito facevo il portiere. E adesso vi darò a tutti voi la benedizione. In silenzio, ognuno di voi pensi ai genitori, ai parenti, agli amici, anche pensi agli nemici, alla gente che vi odia o che non vi voglia bene, e che questa benedizione scenda anche per loro, per tutti. Lasciato il centro sportivo, Francesco entra nei locali della parrocchia ed incontra prima i malati e gli anziani, poi le famiglie dei bambini battezzati quest'anno. A tutti il Papa dona la sua carezza di padre. Nella sala teatro lo attendono le comunità del cammino neocatecumenale, presente in parrocchia da quasi 30 anni, come ricorda il parroco Don Lucio Coppa, che invece è a San Pier Damiani dal 2005. Alle comunità il pontefice parla della grazia della missione e dell'importanza dell'apostolato dell'orecchio, cioè del saper ascoltare. Quante volte ho sentito gente che è venuta da me a chiedere un consiglio e io sono rimasto zitto, ho lasciato parlare e poi hanno detto sì, è vero, lei ha ragione. Io non avevo parlato, ma era lo Spirito Santo che avevano dentro che aveva parlato e hanno trovato la strada, ma avevano bisogno di un orecchio. E tutti voi avete questa esperienza, ascoltare. E se uno incomincia a parlare, non dire no, ma questo, non spiegare niente, fino al momento che lo Spirito ti dica parla. Missione, conclude Francesco, significa sempre lavorare con il Signore. Per favore non siate proselitisti, spiega, ma evangelizzatori, siate servitori di tutti e così le cose sono belle. Servizio anche quello dei volontari della Caritas parrocchiale che il Papa incontra subito dopo, in una sala che ogni 15 giorni si trasforma in mensa per i vecchi e i nuovi poveri. I poveri sono il tesoro vivente della Chiesa, ricorda il Pontefice nel suo saluto, e la Chiesa deve essere vicina a loro, li deve custodire. Dopo aver confessato 4 parrocchiani, Papa Francesco celebra messa nella Chiesa, che ha come titolare il cardinale vicario Agostino Vallini. Commentando a braccio il Vangelo di Giovanni sull'annuncio di Gesù agli Apostoli dell'imminente discesa su di loro dello Spirito Santo, il Pontefice sottolinea che lo Spirito è anche in noi, dal battesimo, e non va rattristato. Avete dentro Dio stesso, il Dio che ci aiuta a non sbagliare, a non scivolare nella tentazione. E lo Spirito ci parla con dolcezza e rispetto. Qual è il nostro atteggiamento di cristiani, si chiede il Papa. C'è dolcezza o ira? È tanto brutto vedere quelle persone che si dicono cristiani, ma sono pieni di amarezze, con dolcezza. Il linguaggio dello Spirito Santo è dolce e la Chiesa lo chiama il dolce ospite dell'anima, perché lui è dolce, cioè dolcezza, è rispetto, sempre rispetta gli altri, ci insegna a rispettare gli altri. Per questo, conclude Francesco, il diavolo cerca di indebolirci, insegnandoci le chiacchiere, le maldicenze, la competizione che fanno allontanare chi si avvicina alla fede e sono il peccato più comune nelle nostre comunità cristiane. Il chiacchiericcio è il nemico che le distrugge. Preghiamo la Madonna che ci aiuti a custodire lo spirito come ha fatto lei, agendo con dolcezza e rispetto.